Il premio letterario Il giardino di Babouk, Proust en Italie, non nasce dal nulla, ma sboccia nel prato già fiorito e variegato della Recherche.it, con lo scopo di far circolare le scritture, di far conoscere gli autori e anche sostenerli con un piccolo riconoscimento in denaro. Per questo, i fondatori della Recherche.it hanno voluto un premio a cui si accedesse in modo gratuito, che realmente valutasse nell'anonimato, mettesse tutti gli autori sullo stesso piano e sostenesse la scrittura facendo conoscere poeti e narratori riconosciuti validi da una giuria veramente imparziale. La prima edizione fu lanciata nel 2014 e vide la partecipazione di 990 autori, 558 per la sezione poesia e 412 per la sezione narrativa. Il lavoro, gratuito e assai faticoso dei giurati, premiò nel 2015 per le poesie primo classificato Nicola Romano, secondo classificato Emilio Capaccio, terza classificata Silvia Morotti. E, per i racconti, primo classificato Gianfranco Martana, seconda classificata Micol Fazio, terza classificata Giulia Tubili. La seconda edizione vide la partecipazione di un altrettanto copioso numero di autori e i primi tre posti si classificarono per le poesie: primo classificato Vincenzo Ricciardi, seconda classificata Katia Colica, terzo classificato Fabrizio Bregoli e per i racconti, prima classificata Paola Zeni, secondo classificato Slobodan Fazlagic, terzo classificato Mauro Barbetti. Ogni premiazione ci ha permesso di ritrovarci per conoscere i primi 30 classificati di ogni sezione e gustare un assaggio delle proposte dei primi 10. Inoltre, menzioni speciali della redazione hanno contribuito a far emergere opere che si erano distinte per originalità ed efficacia letteraria. Ogni edizione poi ha dato vita a un ebook sul premio e i suoi protagonisti e a interviste agli autori arrivati al podio. Anche quest'anno siete invitati a partecipare. Visitate il nostro sito, prendete visione del regolamento e inviateci entro il 31 gennaio del 2017 le vostre opere inedite. Aiutateci ad aiutarvi a farle conoscere a un più vasto pubblico. A chi condividesse la gratuità e lo spirito del premio Il giardino di Babouk, Proust en Italie, chiediamo di concorrere alla raccolta fondi in atto per sostenerlo. Basta poco. Siamo in tanti.